Sindaco, Castel San Giovanni rispetto ad altri paesi rappresentati qui a Roma è un pochettino più grande, certo. Ma anche per Castel San Giovanni è importante riuscire ad avere questa tipologia di servizi all'interno degli uffici postali? Beh, assolutamente sì, anzi direi che è in linea con quello che dovrebbe essere un programma strategico che va a coniugare le attività amministrative con quelle dei servizi agli sportelli delle Poste Italiane. E mi permetto di dire che il logo "Dai piccoli centri si fa grande l'Italia", beh sì, è un logo assolutamente azzeccato. Rilevo e anche la presenza corposa dei sindaci che oggi sono qui a condividere questo evento, questo importante evento, è significativa del fatto che l'Italia è fatta dai piccoli centri, i piccoli comuni. L'auspicio di un amministratore ormai che ha sulle spalle qualche anno di amministrazione è quella che il governo centrale conosca veramente la realtà dei piccoli centri. E questa occasione, il Poste Italiane, potrebbe essere strategica per far sì che il governo centrale possa intercettare quelle che sono le reali esigenze dei piccoli comuni come il mio, che pure è rispetto a tanti altri un comune grande, poco meno di 15.000 abitanti. Quindi l'auspicio e il desiderio di un amministratore è che questo progetto possa essere strategico per iniziare un percorso di conoscenza effettiva, diretta su quelle che sono le realtà e le criticità. A Castello le Poste significano anche qualcos'altro? Significano un investimento in corso? Assolutamente sì, anzi colgo l'occasione per evidenziare che nella nostra Logistic Park, che è nel bene e nel male, qui non apriamo il discorso sulla logistica, sarebbe molto lungo. Gioie e dolori. Esatto, ma proprio di questi tempi è la costruzione di una importante struttura che Poste Italiane utilizzerà come sede di archivio e, parlando anche con il nostro direttore provinciale, anche per forme di co-working e quindi in linea con quello che è lo sviluppo delle attività di Poste Italiane, che intercettano poi anche quelle che sono le esigenze del territorio, quindi da un punto di vista anche dell'occupazione lavorativa. E auspico che ci sia un interessamento anche per quanto riguarda la presenza dei nostri ragazzi, insomma della presenza lavorativa di giovani che vogliono sperimentare questa nuova attività senza dover per forza andare a Milano, a Pavia, eccetera. Quindi anche lì auspico che ci sia uno sviluppo importante. È importante nei comuni di montagna, piccoli, lontani come Ferriere, avere quanti più servizi possibili direttamente in paese. Nel caso specifico della Posta, un comune con più di 70 frazioni, molto vasto come il nostro, abitato da una popolazione prevalentemente anziana, ha nella Posta un presidio importantissimo, perché assolve anche una funzione di vigilanza, essendoci qualcuno che va direttamente. Dunque, sono di fondamentale importanza. Io, oltre ad essere vice sindaco del comune di Lugagnano, sono anche direttrice dell'ufficio postale di Vernasca. Quindi gioco un duplice ruolo. Perfetto. E già in maniera informale, cioè, alcuni di questi servizi noi li eroghiamo proprio perché la popolazione ne ha bisogno. Credo che questo sia un punto di partenza importante. Nel momento in cui certi servizi nei centri abitati un po' dislocati vengono a mancare, Poste può giocare un ruolo fondamentale, davvero. Considerato questo piccolo particolare dello spopolamento, che purtroppo, data la popolazione anziana, avviene, sarebbe un ulteriore aggravio della situazione se si togliessero i servizi. Perciò io credo che Poste stia facendo un investimento importante per mantenere i servizi sulla montagna, nelle nostre frazioni, nei nostri piccoli centri. Togliendo questi servizi, togliendo queste possibilità per gli anziani di averle vicino a casa, creerebbe sicuramente un effetto domino per la chiusura della montagna.